presenta al suo interno uno spesso strato di rocciovesto idraulico in discreto stato di conservazione, che viene costruita sulla roccia affiorante, quindi presenta una pavimentazione piuttosto sconnessa, e che però è stata realizzata mediante una gettata di malta alla volte a botte con su una cassaforma, di cui praticamente noi riconosciamo ancora le tracce della tecnica ad incannucciata. Anche questo ci consente appunto di completare la visione d'insieme dell'abbazia e quindi di avere un punto di partenza piuttosto chiaro dal quale partire con i saggi archeologici veri e propri, che sono stati fatti in seguito anche alla stretta collaborazione con il Vistar, cioè il Dipartimento di Scienze della Terra della Federico II, con il gruppo di ricerca coordinata dal professor Feli e dal dottor Lavanna, ci ha preceduto, diciamo, realizzando una serie di indagini con il georadar e la magnetometria che hanno messo in evidenza delle anomalie sulle quali noi abbiamo fatto i primi saggi. E effettivamente da queste anomalie sono venute fuori tutta una serie di strutture che adesso andiamo a vedere appunto nel dettaglio, nella zona del claustrum, che come vedete ha un diverso orientamento rispetto all'abbazia e che praticamente è collegato all'abbazia, diciamo, alla fabbrica dell'abbazia, proprio grazie alla torre che consente di fare che è una sorta di raccordo, diciamo così, tra la struttura abbaziale e il claustrum esterno. La sequenza stratigrafica ha evidenziato una situazione molto differente tra la parte occidentale e quella orientale, naturalmente, dell'area, anche perché gli interventi moderni sono stati diversi. Noi ci siamo dovuti scontrare con la costruzione della chiesetta, quindi naturalmente con un grosso, per esempio, canale di cemento che la circonda e che quindi ha distrutto in quel punto in maniera piuttosto consistente la stratigrafia antica, però in realtà i saggi hanno permesso di mettere in evidenza alla base della torre, come vedete in questa slide, un grosso canale con molto materiale rimescolato che però attentamente studiato ci ha permesso di mettere tutta una serie di punti fermi su quella che è proprio la fase di vita dell'abbazia dal XIII secolo in poi. E poi è stato possibile anche evidenziare una massicciata che probabilmente è una fase successiva pertinente, diciamo così, alla sistematizzazione dell'area per un dissesto che è avvenuto in una fase successiva. Invece la parte occidentale, fino appunto alla cisterna, vede una sequenza molto più omogenea perché noi abbiamo recuperato, lo vedete dalla foto della sezione, tre livelli consistenti di abbandono che anche in questo caso ci hanno consentito di datare il periodo cronologico di riferimento, al di sotto del quale poi abbiamo recuperato un crollo con frammenti di malta, intonaci, eccetera, che è probabilmente pertinente a quello che doveva essere un'altra fase, diciamo così, non so se prima fase dell'abbazia, e anche al crollo di tutto il tetto, perché ci sono rivestimenti di tegoli, di coppi, che comunque ci hanno consentito di datare questo momento di distruzione e di abbandono. La asportazione del crollo, che è avvenuto tra l'anno scorso e quest'anno, quindi tra il 2021 e il 2022, ci ha consentito di mettere in evidenza due muri, praticamente, due murature che si incrociano, eccole qui, ad angolo retto,
sono sostanzialmente, in particolare queste M40, parallele al muro perimetrale del claustrum. Questo SM40 è anche caratterizzata dalla presenza di una canaletta per lo scolo, diciamo così, dell'acqua. E vedete che già da questa prima indagine fatta nel 2021 ci rendiamo conto che ci sono evidentemente due ambienti al di sotto del claustrum, quindi una struttura dell'abbazia organizzata diversamente, che si affacciano sullo strapiombo, quindi dei quali noi non riusciamo a recuperare la chiusura perché siamo proprio sullo strapiombo che dà sul mare. Sempre grazie alle indagini del 2021 è stato possibile mettere in evidenza una terza muratura che è stata poi obliterata da un muretto moderno, che è questo, che è questo che vedete un po' non diritto, diciamo così, e che quindi è stato in parte coperto. Naturalmente all'interno di queste due strutture noi è stato poi possibile recuperare, e adesso vi farò vedere, tracce praticamente del piano di calpestio che restituisce anche in questo caso un intonaco molto, diciamo così, un rivestimento molto delicato, molto raffinato, che andava a ricoprire entrambi gli ambienti. Nel 2022 è stato possibile poi, lo vedete, mettere in luce ancora altre parti, diciamo così, delle due murature, e quindi l'USM, il muro che è orientato est-ovest, ha una lunghezza complessiva di circa 8 metri, l'altro di circa 4 metri. Quindi definiscono molto bene questi due ambienti. E naturalmente queste due strutture sono state poi obliterate da, anche in questo caso, un'altra massicciata che probabilmente era pertinente ad una fase successiva, al momento della distruzione e dell'obliterazione di queste due murature. I piani pavimentali di cui vi ho parlato prima sono questi, li abbiamo recuperati in diversi punti e ci consentono appunto di mettere in evidenza in che modo questi ambienti fossero definiti, delimitati e anche appunto pavimentati. E inoltre negli scavi di quest'anno sono state recuperate anche tutta una serie di tracce di intonaco con colore un po' azzurro, diciamo così, in grandissima quantità, che ci testimoniano evidentemente anche parte della decorazione che ci doveva essere in queste strutture. Gli ultimi giorni di scavo, come sempre accade, chi fa l'archeologo lo sa meglio di me, succede sempre qualcosa, c'è sempre un ritrovamento per cui noi si desidererebbe di poter continuare lo scavo, no? Poi invece bisogna chiudere, tornare a casa e così via. Tracolla è sempre così, cioè l'ultimo giorno di scavo esce sempre qualcosa di interessante. In questo caso è proprio questo che vi ho segnato in rosso, cioè due piccoli lacerti murari al di sotto del livello precedente, che ci testimoniano, anche se sono molto rovinati, evidentemente ancora una fase precedente. E quindi, e vado rapidamente alle conclusioni, la situazione finale, scusate, che mi fa piacere presentarvi con questa pianta di fase nel suo insieme, è in realtà molto complessa. Noi al di sotto di quella che era un piano di campagna, diciamo così, che definiva tutto il claustrum, abbiamo individuato dal punto di vista cronologico, e ve lo dico dalla cosa più moderna alla più antica naturalmente, prima cosa questo muretto, che forse è un muretto di terrazzamento moderno, insomma, per mantenimento un po' dell'aria. Poi abbiamo individuato questa massicciata, l'US 129, che è una fase di sistemazione. Forse potrebbe anche essere in fase con il muro,
con il Mugo 32, e che quindi ci aiuta a definire un momento in cui evidentemente bisognava obliterare tutte le fasi precedenti per poter riutilizzare il claustrum per qualche motivo. E poi al di sotto di questa massicciata, quindi del 229, nel momento in cui ne abbiamo scavato, diciamo, un pezzettino, è apparso chiaro dai rapporti stratigrafici che c'era tutta una fase successiva alla obliterazione della massicciata, definita dalla presenza di due ambienti pavimentati, di cui vedete appunto i rivestimenti pavimentali 131, 50, 134 e così via, recuperati in diversi punti del saggio, e poi al di sotto di questo, naturalmente il pavimento non l'abbiamo scavato, ma era distrutto in alcuni punti, abbiamo trovato questi altri due lacerti di muri che definiscono comunque un ambito cronologico probabilmente ancora precedente. Questa è la sintesi di tutti i nostri ritrovamenti. Naturalmente non ci aspettavamo di trovare tutto questo, e questi ritrovamenti ci aprono ancora una serie di interrogativi, perché naturalmente il dato che noi abbiamo, purtroppo, dal punto di vista cronologico, non è ancora molto chiaro per la presenza dei materiali. Sostanzialmente, quello che riusciamo bene a datare è la fase dei piani pavimentali e delle murature che vi ho fatto vedere all'inizio, perché queste erano coperte da un crollo che ci definisce come.